Yeah. <laughs> bilancio, l'ho detto prima, qui in questa bella manifestazione, è positivo per quanto mi riguarda, per il buon rapporto che ho avuto con tutte le società, tutte le federazioni e tutti gli enti locali e l'amministrazione regionale, perché ho sempre creduto nel gioco di squadra, nell'unità della nostra regione Friuli Venezia Giulia e credo come dire, di, aver, di essere soddisfatto per aver ottenuto questa condivisione. Sono diversi dal punto di vista tecnico: aver portato tra tecnici e atleti olimpici e parolimpici 30 persone alle Olimpiadi di Rio, su circa 400 che sono state le persone che hanno rappresentato l'Italia. Fate voi il numero, la percentuale rispetto alla nostra piccola regione. Poi la collaborazione, il senso di squadra che ho sentito in questa nostra regione, ad esempio sul discorso medico, sul discorso sanitario, sui defibrillatori, sul discorso dell'impiantistica. Quindi questo gioco di squadra che io credo si stia perdendo in altri ambienti che frequento e che qui invece è stato valorizzato. Diciamo in linea di massima mi candido, dopo ovviamente non dipende solo da me ma dipende dai presidenti di federazione degli enti di promozione, delle discipline associate nel scegliere il loro presidente regionale. Io ho sempre detto che in due mandati, al massimo tre, sono l'obiettivo di un presidente, ne ho fatto uno, potrei farne ancora uno, ma questo dipende ovviamente dalla scelta che faranno i miei presidenti regionali. Questo si vedrà a marzo, eh, credo, come dire. Di avere in testa un programma per il prossimo quadriennio, sottoporlo alle nostri, ai miei presidenti e dopo decideranno loro, come giusto sia in democrazia e nello sport, i presidenti e i dirigenti vengono eletti e non nominati. È una serata che mi dà veramente molta soddisfazione perché. E diciamo, il completamento di un periodo dove si vede che continuano a esserci nella nostra provincia tanti atleti che conquistano tante medaglie a livello nazionale e internazionale, quindi vuol dire che il movimento sportivo da noi qui in Friuli sta andando molto bene. Eh, io ho fatto praticamente al CONI 5 quadrienni olimpici, da consigliere a vicepresidente, a presidente, adesso a delegato. E ho sempre potuto avere queste soddisfazioni ogni anno in cui si vanno a premiare tanti atleti, tanti dirigenti, tante società. Quindi mi dice questo che veramente valeva la pena ecco, di dedicarsi con passione a questa presenza. Una cosa che ricordo sempre volentieri, anche perché è legata a, ad amici che hanno collaborato. Quando ero presidente del Comitato Provinciale, insieme all'allora presidente provinciale degli sport equestri, siamo riusciti a fare nei giochi con le scuole elementari delle feste stupende, nelle quali abbiamo portato anche i cavalli con i quali i ragazzini di quarta e quinta elementare hanno potuto salire a cavallo per la prima volta nella loro vita. Sono immagini, così è un particolare che non mi esce mai... Da, dalla vista. Come ha annunciato il Presidente prima, eh, vado in pensione nel senso che eh, sono contento di tutti gli anni che sono stato, ma eh, c'è anche un momento in cui veramente si deve pensare a riposare un po', all'età che si ha, e quindi se potrò dare un contributo eh, attraverso amici che ci sono e che resteranno dentro nello sport. Sarà sempre comunque un piacere poterlo fare. Diciamo che anche la riforma del CONI non ha favorito molto la presenza nel territorio per alcune promozioni nelle scuole, nei settori giovanili delle società e quindi, non tanto per mancanza di fondi, ma forse anche per scelte così, eh, diciamo, di riforme che. Non sempre sono andate incontro al territorio. Adesso ormai qui si lavora eh, insieme tutti quanti con una squadra che viaggia a livello regionale. No? Quindi eh, il delegato provinciale fa parte eh, della giunta de regionale e quindi lavora in questa squadra. L'importante è restare in questa squadra per eh, fare eh, l'attività che la squadra riesce a programmare e anche a sostenere economicamente, tenendo però sempre molto stretti i rapporti con il territorio attraverso le società sportive, i, i dirigenti delle federazioni che sono delegati ancora a livello provinciale e quindi riuscire a conoscere quali sono i problemi per poterli poi a livello regionale eh, sottoporre alla giunta stessa e cercare di risolverli. Sono in totale 27 le belle merenze che il Coney Point della provincia di Udine ha assegnato nel salone del Parlamento del Castello in città. Le stelle di bronzo ai dirigenti sono andate a Franco Fabris, consigliere dirigente e vicepresidente della società Sport Ghiaccio Pontebba, ora presidente del Comitato regionale della Federazione italiana Sport del Ghiaccio. Assesio Fama, fondatore e tecnico maestro del quinto DAN della società Akajama Judo Trieste, ora presidente fondatore della società Judo Kai Gradisca di Zonzo, Paolo Menis, docente di educazione fisica, presidente regionale della Federazione Italiana Scherma, che da 12 anni porta ogni anno in Friuli una gara prestigiosa nel circuito di Coppa del Mondo. Giancarlo Riva, dal 1966, arbitro regionale della Federcalcio e poi presidente regionale degli arbitri e poi componente del settore tecnico nazionale. E Stefano Stefanel, che ha iniziato come atleta conquistando sei medaglie ai campionati italiani di categoria ed universitari. E oggi è consigliere federale della FILCAM, oltre che presidente della commissione nazionale dell'attività giovanile in seno alla Federazione delle Arti Marziali. La palma di bronzo è andata a Ferdinando Madeddu, insegnante tecnico della federazione di judo e di varie specialità della FILCAM, che ora, per conto dei comandi militari, ha elaborato la guida pratica di difesa personale. Paolo Scrazzolo, allenatore della squadra nazionale junior e senior femminile e tecnico dell'associazione Canoa San Giorgio, prima società in Italia nella categoria Acqua Piatta, e Mario Vecchiato, che ha vestito 18 volte la maglia azzurra della nazionale di atletica leggera e ha migliorato per 11 volte il record italiano del lancio del martello, partecipando a europei, universiadi, giochi del Mediterraneo e le Olimpiadi di Monaco nel 1972. La medaglia di bronzo è andata a Maila Andreotti, campionessa italiana di corsa su pista, Anna Andreussi, campionessa italiana di rally, Marco Bortolato, campione italiano di lancio del martello, Valentina Busitz, campionessa italiana delle bocce nella specialità Volo a squadre, Alex Buttazzoni, campione italiano di corsa su pista in seguimento a squadre Elite, Sofia Campana, campionessa italiana nella canoa Kayak, Sebastian Colloredo, campione italiano di sci nordico, Loredana Florit, campionessa italiana di bocce nella specialità Volo a squadre, Fabio Iardino, Campione italiano di fotografia subacquea per società, Alessandro Porello, campione italiano delle bocce nella specialità volo individuale, Desiree Rossit, campionessa italiana di salto in alto nel 2015, Luca Scarsini, campione italiano di rugby, Maria Dimitra Theocratis, quarta classificata nel campionato mondiale e sesta nella Coppa del Mondo di Sci alpinismo individuale Vertical Race, e Michael Varutti, campione italiano di calcio dilettanti. La medaglia d'argento è stata assegnata a Luca Bertossio, secondo classificato nel campionato mondiale acrobazia in Aliante, Matteo Furlan, terzo classificato nel campionato mondiale di nuoto nella specialità del fondo sui 5 km, Alice Mizzau, seconda classificata nel campionato mondiale in la staffetta 4x200 stile libero. Alessandro Pittin, secondo classificato nel campionato mondiale di sci nordico combinata nordica e Barbara Zulini, campionessa europea di bocce nella specialità volo combinato individuale. Sì, sì, abbiamo appena finito le prime due prove di Coppa del Mondo dove è andata diciamo anche bene con eh, l'inseguimento a squadre e adesso c'è una tra virgolette una pausa di gare importanti ce ne sono di altre di secondo livello, tipo parteciperò alla, alla stagione di Amsterdam ai primi di dicembre e per poi riprendere adesso con l'attività si spera con, con la terza e quarta prova di Coppa del Mondo e dopo in primavera, quest'anno sono ad aprile, con i campionati del mondo sempre in pista a Hong Kong. Beh, è sempre, diciamo che queste premiazioni sono nel, il giusto premio in diciamo, una, un anno di sacrifici e quasi una vita ormai di sacrifici ed è sempre bello essere premiati per quello che si fa, soprattutto in questo caso che sono cose che vengono da un lavoro ma che prima è comunque una grande passione. Spero di riuscire a essere convocato per il Mondiale e, e poi chiaramente eh, rimanere sempre nell'orbita della nazionale anche perché adesso riparte un nuovo quadrienne olimpico. E vediamo se cambiano certe specialità perché dicono che verranno cambiate, verranno modificate. E chiaramente eh, speriamo di riuscire a... L'unica cosa che mi manca è riuscire a partecipare a un'Olimpiade eh, speriamo in qualche modo di riuscirci. Sì, è un grande onore perché è il riconoscimento di un lavoro che dura da anni e che ha portato diversi atleti ad alto livello e quindi è davvero una grande soddisfazione. Nel 2016 mi auguro di... Aumentare il numero dei titoli italiani vinti e soprattutto di riuscire a portare degli atleti in squadra nazionale che è il massimo, la massima ambizione di ogni allenatore. E magari coronare il sogno un giorno di avere un atleta alle Olimpiadi, questo sarebbe il massimo. Abbiamo una grande base in quanto abbiamo vinto la classifica giovanile. Eh, con un nutrito gruppo di atleti, tra cui emergono delle individualità interessanti e quindi buone prospettive per il futuro imminente. Sicuramente la vittoria di alcuni titoli italiani, come ogni anno, e entrare nei primi, nelle prime tre società sarà dura. Confermarsi nuovamente al vertice, però, nelle prime tre, questo è un obiettivo che mi pongo e inoltre avere almeno due atleti in squadra nazionale.